Torna la cronoscalata del santuario del Monte Stella e, con questa quinta edizione del 23 luglio 2022, conferma il successo delle edizioni precedenti. L'evento ciclistico è stato organizzato dalla ASD Cilento Bike Ciclidea, presieduta da Raffaele Barlotti, in collaborazione con l'associazione I Love Sessa, con l'associazione ASD Cilento Red Devil e con l'Edil Grambone, e si fregia dei patrocini della provincia di Salerno, dei comuni di Omignano e Sessa Cilento, della BCC Buccino Comuni Cilentani e del CSI Centro Sportivo Italiano. Il percorso di gara di 10,6 km, su cui si sono sfidati numerosi atleti partecipanti, prevedeva la partenza dalla località Pagliarole di Omignano, con l'arrivo in via Roma a Sessa Cilento, e ha visto sul podio primo Roberto Cervo della ASD Squadra Odissei, con un tempo di 23 minuti 48 secondi e 84 centesimi, seguito da Giuseppe Orlando della ASD Euronics Team, e terzo Santino Stavola della ASD Biking Tour Vallo di Diano. Da Caserta a Sessa Cilento per vincere questa quinta edizione della cronoscalata del Santuario del Monte Stella. È stata una bella manifestazione, una salita impegnativa, competenze impegnative nella parte centrale, il caldo ha molto influito perché oggi è una giornata veramente calda, però ne è valsa la pena. Qual è stato il momento più difficoltoso? Il finale, gli ultimi chilometri, perché una salita di 10 chilometri ti porta tante energie e quindi il finale si fa sempre sentire. Eri già fiducioso nella vittoria? Sì, ci credevo perché sto attraversando un periodo di forma e quindi questo mi ha motivato a farmi 2 ore di macchina e venire a provare a vincere. È la prima volta che partecipi a questa cronoscalata? Sì, la prima volta sì, mi ha fatto molto piacere onorarla al meglio. È difficile però pensare a vincere, pensare a correre, quando poi si corre in un territorio incontaminato e bellissimo. Sì, è vero, perché ti guardi intorno, dici, non se devi guardare il paesaggio, sì, è vero, sono splendide terre queste, un poco uguali, simili alle mie terre nel Beneventano, diciamo, però meritano, molto, molto. Ci ritornerò magari da turista per fare una passeggiatina. Presidente, dopo il fermo per il Covid riparte questa cronoscalata e ha portato qui a Sessa Cilento tantissime persone. Sì, effettivamente c'è dovuta stare una pausa obbligata per motivi che tutti quanti conosciamo, però con Angelo Manganelli, che di fatto è il vero organizzatore, il vero motore pulsante di questa manifestazione, quest'anno si è decisa, diciamo, insieme all'SD Cilento Bike di riproporla, perché è una manifestazione comunque che ha sempre lasciato buone impressioni nei partecipanti, e quindi abbiamo deciso un attimino di riprendere questo percorso. La risposta è stata buona, perché nonostante il caldo, il periodo che comunque diciamo così, non è proprio ideale per questo tipo di sforzi, però voglio dire è stata una buona ripresa e che invoglia anche a far meglio per gli anni successivi. Da dove provenivano gli atleti, diciamo, più lontani? Ma guarda, qualche atleta è arrivato anche dalla Basilicata, poi per il resto tutte e 5 le regioni campane sono state, diciamo così, ben coperte. Ovviamente importante è stata anche la presenza di atleti del posto, però comunque il richiamo anche oltre i confini locali ci sta. Quindi è anche un richiamo turistico, non solo sportivo? Sì, sicuramente, ci sono parecchie persone che o già da di loro hanno, come dire, residenze estive qui nel Cilento e quindi hanno approfittato per venire qui a partecipare, ma c'è anche qualcuno che ha approfittato della cronometra per farsi un fine settimana nel Cilento. Diciamo che su queste cose qui ci si può lavorare, è chiaro che non è una cosa che fai da un anno all'altro, però diciamo così, sono eventi e manifestazioni che contribuiscono a creare comunque un piccolo indotto se, ripeto, ci si lavora nel modo dovuto. Una manifestazione che ha a fianco grandi partner come la BCC Buccino Comuni Cilentani. Sì, è chiaramente, nonostante l'impegno delle persone, quello è fondamentale anche l'impegno degli sponsor che ci sostengono, in primis voglio dire la BCC. È un lavoro, diciamo così, di sinergia, noi ci dobbiamo mettere la forza lavoro, come dire, fisica, e qualcuno, insomma, ci deve supportare poi anche dal punto di vista economico, perché sembra una cosa facile da realizzare, in realtà quello che c'è dietro
è impegnativo sia da un punto di vista del lavoro amministrativo, ma anche per quanto riguarda, voglio dire, tutto quello che ci sta, perché dal cronometraggio ai giudici di gara, alle premiazioni che comunque uno deve fare, insomma alla promozione che comunque in qualche modo va fatta, cioè un supporto comunque ci vuole. Quindi grazie in maniera, diciamo così, fondamentale agli nostri sponsor che, ripeto, ci aiutano e ci permettono, insomma, di far divertire tante persone e di farle venire in questi contesti. Quanti partecipanti? Quest'anno abbiamo ripreso con 45 arrivati praticamente, quindi siamo in linea con quelle che sono le altre manifestazioni del periodo, forse anche qualcosina in più, però diciamo così, c'eravamo posti un obiettivo, l'obiettivo minimo l'abbiamo raggiunto, quindi va bene così. Che ci sta nel futuro sportivo della SD Cilento Bike? E adesso diciamo un po' di vacanza, nel senso che le manifestazioni un pochettino si fermano con il mese di agosto. A settembre siamo impegnati nelle altre prove del circuito Scudetto Campano, che è un nostro obiettivo anche perché è un circuito che dà soddisfazione, quindi noi ci puntiamo, siamo la società che abbiamo vinto la classifica lo scorso anno proprio per i gruppi sportivi e quest'anno puntiamo a fare la stessa cosa. Quindi da settembre in poi cercheremo, come dire, di continuare anche con lo Scudetto Campano, perché è, come dire, è un nostro obiettivo e ci teniamo a comportarci bene e a ben figurare in questa manifestazione. Sindaco, lei ha parlato di sport, di salute e di turismo, quindi un trinomio legato a questa manifestazione. È la forza del nostro territorio, è un valore inestimabile. Noi abbiamo una terra che io oserei dire sacra, perché ci dà tutte queste possibilità, ci dà una natura perfetta, ci dà dei prodotti agroalimentari di primissimo livello e ci dà la possibilità quindi di godere un buon stato di salute attraverso anche lo sport. Quindi iniziative come queste devono essere veramente il volano di tante altre similari, anche perché rappresentano un momento di entusiasmo soprattutto per i piccoli borghi che soprattutto nel periodo invernale sembrano un po' isolati dal resto del mondo. Atleti provenienti da 5 regioni non è poco. È un grande successo, è un grande successo perché una visibilità, ripeto, è una terra che merita sicuramente questa visibilità, ma anche la tipologia della manifestazione viene riconosciuta di alto livello professionale proprio perché organizzata in modo eccellente. Voglio ancora per questo ringraziare tutti coloro che hanno consentito la realizzazione di questa manifestazione e in modo particolare Angelo Manganelli, che è la quinta edizione che riesce a organizzare, e speriamo che ce ne saranno altre come queste e ci auguriamo che non sia mai questo arrivo, un momento di arrivo, ma un momento di ripartenza per manifestazioni sempre più importanti e più coinvolgenti che rappresentano veramente il valore aggiunto del nostro territorio. Io mi permetterei di aggiungere altri nomi, anche cultura. La cultura è fondamentale. Senza la cultura noi abbiamo una storia delle nostre terre che rappresenta un valore davvero unico. Senza la conoscenza della nostra storia non è possibile conoscere tutto quello che succede oggi, e quindi la vera cultura nasce dalla conoscenza della storia, e il nostro Cilento da questo punto di vista ne ha da vendere. E poi cogliamo l'occasione per ringraziare tutti gli sponsor che hanno creduto in questa manifestazione. Senza il loro supporto non sarebbe per niente facile realizzare manifestazioni come queste, in modo particolare quella della banca, della BCC, che è tra i primi sponsor di questa manifestazione. È presieduta dall'amico Lucio Alfieri, che è sempre molto attento e partecipe a qualsiasi iniziativa possa dare valorizzazione al nostro amatissimo Cilento. Siamo qua con Francesco D'Amato. Si ritorna a correre dopo un paio d'anni di pandemia, si ritorna a stare insieme. Sì, anche questo, anche se in pandemia siamo riusciti comunque ad uscire a cercare di tenerci in allenamento. E abbiamo comunque fatto un po' di chilometri. Com'era la gara di oggi? Per me è andata bene, adesso non so gli altri, penso che abbiano fatto una buona prestazione anche loro. Poi vedo tutti i ragazzi, la maggior parte, quindi sono saliti abbastanza forte. Una gara dura? Diciamo la prima parte sì, la prima parte è abbastanza dura perché ci sta un dislivello intorno all'8%,
poi spiana e diventa del 3-4-5% massimo. E l'ultimo chilometro poi è abbastanza dura di nuovo. Andare in bici oggi è salutare, è uno sport, ma è anche? E anche, diciamo, ultimamente con questa, con la cosa del clima, risparmio energetico, quindi non consumare, non inquinare, la bicicletta è unica, perché la bicicletta comunque ammiri il paesaggio uscendo, anche se non fai le prestazioni, ma stai in bici, ti rilassi, scarichi le tossine. Quando hai fatto le 2-3 ore di bicicletta stai tranquillo, quando sei tornato a casa. Che vogliamo dire a chi si avvicina a questo sport? Allora, avvicinarsi al ciclismo è un'esperienza particolare. Prima di tutto è un'esperienza che la puoi fare anche in solitaria, non c'è bisogno di stare in... cioè, è bellissimo farla in gruppo, però se uno non ha tempo e non può uscire con le altre persone, può uscire benissimo da solo, e il ciclismo si presta benissimo a questa cosa, e quindi e poi stai in contatto con la natura. Ed è uno sport che ti mantiene in salute, specialmente la cardiocircolazione, il cuore sta perfetto, la pressione, anche a 60 anni c'è una pressione, ringraziando Dio, buonissima. E quindi io consiglio molto la bicicletta. Onofre Monzillo, parlare di ciclismo in questi territori significa fare il tuo nome. Hai fatto tante volte questa cronoscalata. Parliamo un pochino di questo circuito che non è molto molto semplice. L'ho vinta diverse volte. Il primo anno era un percorso molto duro, con una salita molto molto impegnativa, che si snodava a metà percorso più o meno. Il secondo anno poi hanno cambiato, quindi l'hanno fatto un po' più leggera, più semplice, però sempre molto bella. Ad oggi il mio tempo rimane imbattibile, ancora fortunatamente lo teniamo in cassaforte. Però sicuramente hanno fatto un bel tempo il vincitore, che è un mio grande amico, quindi complimenti a lui e a chi ha partecipato. Questi eventi portano a valorizzare i nostri territori, che ultimamente stanno avendo sempre più piede, vedo un sacco di gente straniera che vengono a visitare i nostri posti.